Allora, questo è un cavallo che ha fatto sognare tutto il mondo, che sta macinando un sacco di record, fiero viene definito, è molto potente. Sì, è un cavallo che mi ha fatto sognare, mi ha fatto conoscere un pochettino il mondo, tutte le corse che ha partecipato, e poi morfologicamente è un assato, è un cavallo bellissimo, quindi farà l'ultima corsa a Firenze l'8 dicembre. Tutti gli appassionati sono invitati all'Ippodromo di Firenze, dopodiché si dedicherà alla carriera di stallone. Quindi diciamo è ormai a fine carriera, però quali emozioni sono indimenticabili secondo lei? Vabbè, diciamo dalla prima vittoria alla vittoria dell'International Trot, ha vinto delle corse in Francia bellissime, il Prix de France, l'Atlantique, il Vitesse, in Italia ha vinto 3 volte in Nazione, il Turilli, sono 21 i gruppi 1 e secondo cavallo di sempre italiano più vincente, quindi ci sarebbe da parlare per un sacco di tempo. Come è nato l'amore tra voi due? No, lo comprai perché aveva una genealogia che mi piaceva e poi è stato un crescendo. E cosa fa di un cavallo così speciale? Viene paragonato a Varenne, un mito della storia dell'ippica. Vabbè, Varenne è fuori categoria, ma dopo Varenne ci sta lui comunque. Che cosa ha in mente per lui per la fine carriera, diceva, una carriera di stallone? No, si dedicherà all'attività di riproduzione, chiaro. Già un suo figlio ha vinto dei gran premi, altri figli vanno molto molto bene. Geneticamente si prospetta un bel futuro. Ecco, il pubblico viene richiamato quando c'è un cavallo così? Assolutamente sì. Cioè, stiamo organizzando una grande festa l'8 dicembre per la sua ultima corsa. Si sta in stampa un libro dedicato alla sua carriera e verrà omaggiato a tutti gli appassionati che ci stanno, che saranno presenti. Quindi dovrà finire alla grande. Assolutamente, speriamo di sì. Le corse poi sono sempre corse.